Vivarini ha detto: siamo consapevoli che Crotone e Pescara sono più forti del Catanzaro. Tu che dici? Ma Catanzaro ha dalla sua già un campionato precedente dove sono arrivati secondi con lo stesso allenatore, con 15 giocatori dello stesso organico, costruito tra l'altro anche rinforzato già a gennaio. Quest'anno sono ripartiti con una marcia in più, è chiaro e evidente, se li vedi giocare si capisce, e io vedo loro i super favoriti. Questo girone. Il Crotone appena dopo, ma perché anche lo stesso Crotone comunque deve, anche se sta facendo molto molto bene, ma deve, come dire, confermarsi anche a questi livelli. Il Pescara è un organico costruito bene, con un bravo allenatore, hanno già un bel equilibrio tra giovani e anche giocatori più esperti, giovani molto forti tra l'altro, e quindi può essere l'outsider. Poi il campionato dura 9 mesi e Certo. in 9 mesi ci può succedere di tutto. Se Catanzaro mantiene questi ritmi sarà dura per chiunque, perché hanno proprio un modo di giocare e una sicurezza proprio nel palleggio, nel fraseggio, che è spaventoso, cioè sembra di giocare. Nulla a che vedere con Bari, Palermo, con la Regina di qualche anno fa. C'è una squadra che viene ad aggredirti e ti fa male nella propria metà campo. Altre squadre erano anche più ciniche, più. Questa invece è una squadra che fa in questo momento veramente 4 gol a qualsiasi avversario. Cudini rischia, eh? No, assolutamente. Non è stata neanche rinnovata la fiducia perché non è mai mancata. Ripeto, è un progetto tecnico che ha bisogno di tempo. Ovviamente abbiamo 3 punti, dobbiamo recuperare il più in fretta possibile, ma noi abbiamo visto una squadra dalla prima giornata, abbiamo visto proprio un organico con un'identità ben precisa. Questo vuol dire che già c'è un lavoro. Ripeto, sono arrivati 7-8 calciatori nell'ultima settimana di mercato e alla prima con il Potenza avevamo già una buona fluidità di manovra, vuol dire che già l'allenatore aveva un'idea ben precisa e i ragazzi lo seguono senza nessun tipo di problema.